È il primo sbarco del 2016 a Catania. 246 migranti, tra cui tre donne in gravidanza, un bimbo di pochi mesi e il cadavere di un uomo morto in mare, sono arrivati a bordo della nave della Guardia Costiera Dattilo. Sono di nazionalità marocchina, eritrea, nigeriana e gambiana. Nonostante la pioggia e il mare forza 8, il dato è significativo. Nel 2015 i primi migranti erano arrivati solo a metà marzo, nel 2014 ad inizio aprile. Abbiamo effettuato già le prime ospedalizzazioni di persone gravide, quindi per cautela, più un soggetto affetto da asfissia per un principio di negamento. Comunque le condizioni al momento sanitarie non sono critiche. Come al solito abbiamo attivato tutta la procedura, quindi insieme agli USMAF siamo sulla nave e con l'ASP siamo sul molo. Effettuiamo tutto lo screening ovviamente e poi come Croce Rossa assistiamo anche con la distribuzione di kit igienici, kit sanitari e poi tutte genere di prima necessità, tra cui coperte, scarpe e kit alimentari.